Nell'era in cui l'animazione è dominata da sequel, prequel, spin-off, tutti più o meno in 3D, vince invece l'Oscar come miglior film animato un film in 2D e basato su un materiale originale, il grandissimo Rango. Martina? A me è piaciuto moltissimo Rango perché l'ho trovato divertente, un film davvero, si dice spesso, no? Un film per bambini ma anche per gli adulti. I bambini si divertono a seguire le avventure di questo camaleonte che da personaggio un po' sfigato diventa in realtà l'eroe. I grandi si divertono a trovare i riferimenti a altri film e si ritrovano anche a riflettere su alcuni temi che il film lancia. Uno su tutti, ad esempio, è la difficoltà di trovare un proprio ruolo nel mondo, la difficoltà di capire chi siamo e anche una piccola riflessione sul ruolo dell'attore che spesso appunto non riesce a veramente a trovare il suo io, la sua identità. Gianni, che dici? Sono d'accordo, io avevo un pizzico del mio cuore che batteva anche per il film francese. Ah. In questo, no, perché l'avete visto anche, sì, sì, il gatto, c'è una cura del disegno, ma anche il film spagnolo di Fernando Trueba hanno una, anche qui sembrano film fatti con una cura artigianale, sì, sì, ed sì. È un buon segno, mi sembra. Anche quello lì, vedi, cioè, tutto un po' torna quest'anno, sì. A parte appunto Cat in Paris, anche lì un film francese, e anche qui un cinema di animazione un po', se vogliamo, del passato, e quindi siamo contenti per Rango. Il documentario invece è stato vinto a sorpresa da Undefeated, questo appunto, questo documentario che racconta dei Manassas Tigers, una squadra di football americano che non vinceva mai e poi è riuscita a vincere dopo tanti anni i campionati nazionali. Ecco qua, erano molto simpatici questi documentaristi che non ci credevano neanche loro, raccontavano come erano ancora in sala di montaggio e non credevano che un giorno potevano essere lì al Kodak Theater a due passi dalla sala di montaggio. Invece il prossimo atto che vedremo ha come centro il premio al miglior attore non protagonista. Vogliamo lanciare un sondaggio, infatti, Martina? Sì, sì, abbiamo appena postato sulla pagina Facebook di Sky Cinema proprio il sondaggio sul miglior attore non protagonista. L'abbiamo chiamato Occhio a quei 5. Allora, votate quale secondo voi è l'attore non protagonista che merita il premio Oscar. Vi ricordo che, caro Francesco, nel precedente sondaggio che abbiamo lanciato qualche giorno fa, in testa c'era Nick Nolte, al secondo posto Christopher Plummer e al terzo Max von Sydow. Vediamo se confermate questi pronostici o se magari le cose cambiano. Certo, se dovesse vincere Nick Nolte per il ruolo in Warrior, il padre dei due pugili che si scontrano nel torneo di arti marziali, sarebbe veramente una grande sorpresa, perché i due favoriti sono i due 82 anni. Al Kodak Theater torniamo per l'attore non protagonista.